Parte 2, ragazzi, per un argomento che avevamo già trattato ma che credo sia importante trattare di nuovo, con un'aggiunta che sento che è assolutamente necessario fare, perché a distanza di un pochettino di tempo gli effetti nefasti di questa decisione, secondo me, si vedono un pochettino più chiaramente, ok? Quindi adesso ne parliamo un po' meglio. Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Diary. Un pochettino di tempo fa abbiamo parlato della nuova mossa di YouTube di rimuovere non il dislike button, ma il numero vicino al dislike button. Tradotto, che cosa vuol dire? Che se voi potete mettere mi piace o non mi piace sotto ogni video, ma da un po' di tempo probabilmente avrete notato che c'è soltanto un pulsante con un generico non mi piace. Non c'è un numero vicino, non c'è una conta dei non mi piace. E questo perché? Perché YouTube ha deciso di rimuovere questo numero al pubblico. I creator possono ancora vederlo, questo numero. Io lo posso vedere sui miei video, ma voi non potete. Io e tantissimi altri, per quello che vale, creator piccoli e grandi, abbiamo tutti quanti criticato aspramente questa mossa, perché effettivamente è una mossa che va contro gli utenti. Gli utenti hanno un beneficio al vedere questo numero, per tante ragioni, ok? Ma ne abbiamo già parlato. Qui voglio però rimarcare un paio di cose, adesso gradualmente ci arriviamo, proprio per la percezione lato utente. Comunque, prima di qualunque altra cosa, devo fare un'aggiunta. Conoscete Devin Nash? Bene. Devin Nash è questo qui, ha questo canale qui ed è probabilmente uno dei migliori commentatori riguardanti YouTube e Twitch, perché è molto dentro alle cose e si occupa professionalmente di piattaforme di social media, marketing, eccetera, da parecchi anni. Conosce praticamente tutti nell'ambiente, compreso persone dentro YouTube, Twitch, eccetera, perciò è una fonte da cui io mi servo molto. Vi consiglio di vedere questo video qua. Marketing CEO reveals truth behind YouTube's dislike button change. Ovvero, semplicemente, il CEO di una compagnia di marketing mostra la verità dietro il cambiamento alla politica di dislike button che è fatta da YouTube. È un video di una ventina di minuti, se conoscete un po' meno, se conoscete l'inglese vi consiglio assolutamente di vederlo perché è molto bello. In sostanza, che cosa dice in tutto questo? Una cosa non particolarmente diversa da quella che avevo detto io, però io ne avevo dette diverse perché avevo fatto un pochettino di ipotesi, sbagliando però la direzione di queste ipotesi. Ovvero, lui dice che dal punto di vista di marketing questa cosa non ha molto senso. Molte persone credono che, compreso me, è questo stato forse il mio errore, che questa mossa sia a beneficio delle grandi aziende, che facendo una politica di marketing su YouTube, pubblicando dei video che siano di beneficio, di pubblicità per le loro aziende, per i loro servizi e prodotti, hanno voluto questo cambiamento, hanno caldeggiato questo cambiamento da parte di YouTube per non ricevere, diciamo, l'impressione negativa da parte degli utenti, che di fronte a un video pubblicato su un canale di una nota azienda, magari se sotto vedono una grande quantità di dislike, potrebbero avere un'opinione negativa del prodotto. Lui sostiene invece che in tanti anni che è nel campo è conosciuto e ha conosciuto tanta gente al top livello del marketing, mai una volta gli è capitato un'azienda che gli chiedesse anche i risultati in quanto a like o dislike riguardo a un certo prodotto pubblicitario. Cioè, quando avvii una campagna di marketing e tu per esempio pubblichi un video attraverso YouTube e l'azienda paga per realizzare questo prodotto di promozione, non gli è mai capitato che l'azienda chiedesse questo dato qui. L'azienda invece chiede come i dati di engagement, quante persone hanno visto il video, per quanto tempo e quanto hanno reagito a questo video. Potrebbe essere quello che si dice da sempre, cioè non esiste la cattiva pubblicità, esiste soltanto la pubblicità. Mi sembra un po' troppo facilone buttarla lì così, però questo è quello che lui sostiene, dicendo che no, non è nell'ottica delle aziende questa cosa qui, e sicuramente non è una roba che è voluta dalle aziende stesse, questo cambiamento qua. Invece lui dice che quando YouTube ti dice una cosa e YouTube ti dice che fa una cosa per una certa ragione, sarebbe meglio credere, se non altro, che sia per quella ragione principalmente. Che poi abbia ragione o no, questa è un'altra questione. E lui dice che il cambiamento che YouTube ha fatto è stato proprio a livello emotivo. Cioè, sono moltissimi creator che hanno lamentato campagne d'odio.
è stata la motivazione principale che YouTube ha spiegato come ragione per la rimozione della conta di dislike, cioè le campagne d'odio, cioè quelle cose targetizzate da parte di community di utenti che vanno tutti quanti in massa a mettere dislike sul video o sui video di un determinato creator cercando di farlo sentire peggio, no? Che in realtà io penso che lo aiutino, numericamente parlando, però insomma qualcuno potrebbe sentirsi un pochettino peggio al riguardo. E lui dice che effettivamente è stato per questo. Io l'avevo un pochettino sottovalutata, pensando che i soldi fossero una cosa più importante dei sentimenti della community di creator. Ma lui dice che invece è proprio così e che in realtà è peggio, perché vuol dire che YouTube si è venduta questa teoria del mettiamo tutti quanti gli utenti in una bolla e appena c'è qualcosa che non vi piace, cerchiamo di limarla e toglierla, d'accordo? Questa è effettivamente una cosa molto brutta, che vedo succedere nel mondo già da un bel pezzo, in molteplici campi, cioè il considerare i propri sentimenti, la propria sfera emotiva, talmente importante e talmente... come dire, costitutiva della propria immagine di sé, che se qualcuno ti dice qualcosa di brutto, improvvisamente manda in pezzi la coscienza di te stesso. Il che mostra una debolezza devastante da parte della persona e dovrebbe essere quello il problema principale. E invece no, cosa facciamo? Mettiamo la persona in una bolla perché così nessuno gli dirà mai cose brutte e cattive. È una pessima idea, secondo me, e non pensavo che fosse questa la ragione principale, ma voglio dire, cerco di seguire Devin Nash nei ragionamenti perché ha dimostrato di saper leggere molte cose molto di frequente. In questo in particolare diciamo che è molto dentro alle cose, soprattutto in questo specifico ambito qui. Però non è stato l'unico a dirlo, ne potrei citare altri che sono più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Senza parlare poi dei creator che non sono dentro proprio alla... scienza, se vogliamo, del marketing e queste dinamiche qua, ma da creator, come vi dicevo prima, hanno manifestato chiaramente di non desiderare questo cambiamento. Faccio questo video qua, ragazzi, non tanto per parlare di questo, anche se vi confermo che dovrò prima o poi fare un vlog sulla questione sentimenti feriti, oh mio Dio, che ne è di me, dell'immagine che ho di me quando qualcuno mi dice qualcosa di brutto, ma è un video che voglio fare con una certa attenzione perché è molto importante, ok? E richiede, diciamo, un substrato di concetti psicologici che non possiedo e su cui mi devo informare o devo chiedere consiglio a, grazie a Dio, persone che conosco che invece di psicologia si occupano da decenni, va bene, però mi ci vorrà un pochettino di più per preparare questo video, non ne voglio quindi parlare eccessivamente adesso per tante ragioni. Voglio invece dirvi, come aggiunta, qual è stata la mia esperienza dopo aver fatto questo video e dopo che il cambiamento è avvenuto, perché questo cambiamento non è stato immediato da parte di YouTube, è una cosa che è valsa per diversi utenti in diversi momenti. Tipo, nel momento in cui ho fatto il video precedente su questo tema, io non ce l'avevo ancora disattivato, per esempio. Potevo andare online, non in tutti gli account, però, ma in alcuni account potevo andare online e ancora la conta dei non mi piace era attiva, io ancora il numero lo vedevo. Dopo un po' di tempo, però, non l'ho più visto in nessun account e mi sento di poter dire con una relativa sicurezza che facendo il video adesso, passato, insomma, ora che siamo nel 2022, virtualmente per tutti dovrebbe valere la stessa regola e credo che nessuno di voi in questo momento veda la conta dei non mi piace. Questa è stata una cosa negativa, lo confermo assolutamente. Abbiamo parlato delle ragioni e del fatto che effettivamente non era esattamente come pensavo io, anzi, da certi punti di vista è persino peggio, ma voglio darvi la mia esperienza a riguardo da creator e non solo da utente. Quella da utente io credo che non serva dirla, perché voi tutti lo sapete che cosa questo vi ha portato. Avete provato a cercare un video tutorial o guida su YouTube recentemente? Prima, che cosa usavate come metro di giudizio? C'erano tutti quanti questi video che trattavano più o meno lo stesso argomento da diversi creator. Voi aprivate, non sapevate quale fosse il video migliore, no? Vi basavate su diversi fattori, forse il numero di views, forse il fatto che quel creator già lo conoscevate, dal titolo, da quello che sembra più pertinente, insomma, quello che attirava di più la vostra attenzione, che vi sembrava adeguato a risolvere il vostro problema o cercavate la guida giusta per fare qualcosa, voi aprivate quel video lì e provavate a vedere. Ma appena aperto il video, che cosa vedevate? La conta like e dislike. Se in alcuni video di guida la conta dei dislike era incredibilmente alta, magari un quarto, la metà o anche più della metà in certi casi,
Sapevate che potevate anche chiudere il video e andarne a cercare un altro, perché già tanti utenti che avevano visto questo video avevano in sostanza detto: no, questo video fa cagare, dice solo delle minchiate. D'accordo, questa era una cosa piuttosto importante, vero? Beh, adesso non lo potete fare più. Dovete affidarvi non alla vulgata popolare, per quanto grezza sia, per quanto generalista sia, era però un indicatore grossolano, senza dubbio e impreciso, ma comunque in qualche maniera utile per quanto riguarda la qualità dei video. Vi ho fatto l'esempio delle guide, dei tutorial, perché è quello più pertinente quando andate a cercare proprio qualcosa nello specifico che vi interessa sapere, perché dovete risolvere un problema o volete imparare qualcosa, eccetera. Okay? Quindi questa è una cosa che probabilmente già sapete. Ma per quanto riguarda dal lato content creator, per me anche c'è stato un problema, uno abbastanza serio, perché non è assolutamente vero che è come prima per il creator. Perché le persone sono meno incentivate a mettere non mi piace per il semplice fatto che il numero accanto a uno, ma non a quell'altro, dei due pollici in su e in giù, è un chiaro incentivo da parte di YouTube per promuovere la quantità di mi piace. Perché da un certo punto di vista, quando metti un mi piace e non c'è un numero vicino, non ti senti parte di una community che decide di mettere non mi piace a quel video. So che sembra assurda come spiegazione sentita da uno che non è pratico di YouTube, ma vi garantisco che è così, e ho letto centinaia di commenti al riguardo che dicono praticamente la stessa cosa: non sento più la stessa voglia di mettere non mi piace, che magari vorrei mettere e qualche volta metto lo stesso, ma senza alcun dubbio ne metto meno di prima. Questo è l'esperienza della stragrande maggioranza delle persone, me compreso da utente. Ma dal lato creator che cosa succede? Succede che io ho meno non mi piace. Volete che vi mostro un pochettino di che cosa diavolo sto parlando? Guardate, questo è il mio canale di gaming, ok? Ecco qua. Guardate la conta di non mi piace. Ora, il mio canale non ha mai avuto tanti non mi piace, d'accordo? Quindi i contenuti sono sempre stati abbastanza apprezzati, questo assolutamente sì. Ma guardate questi ultimi video. Non erano questi i conti, erano un pochettino più bassi. Ok? Non ho mai avuto una media che si avvicina pericolosamente al 99,5% di mi piace vicino ai video, d'accordo? Questo è stato dopo il cambiamento che ha portato YouTube. Ma questo per me è stato un danno, ragazzi. Perché? Perché al di là di tutte le meccaniche social e youtubesche che possono esserci accanto al concetto di mettere mi piace o non mi piace a un video in maniera più o meno consapevole, era comunque una cosa che, presa con le pinze, era utile per me per capire, grosso modo, dovendo anche leggere un po' tra le righe, se le persone stavano gradendo il video oppure no. Poi mi dovevo interrogare sul perché, mi dovevo interrogare sul che cosa magari non gli è piaciuto in particolare, quindi non è che mi posso affidare soltanto a quello, ma tra i vari elementi era uno che ne avevo e io adesso non ce l'ho più, perché di questa conta mi piace o non mi piace non mi posso fidare più nella maniera più assoluta. Quel numero per me a questo punto non esiste neanche, infatti io non lo vado più a guardare già da un bel po', e questo è un male per me, perché mi devo affidare ai commenti, mi devo affidare alla community che mi viene a dire direttamente le cose, tipo: guarda, non mi è piaciuto questo di questo video. Ma qual è il problema? Quante persone lo fanno? Poche, troppo poche. E questa cosa non cambierà, nel senso che quello che porta una persona a scrivere un commento negativo, oppure addirittura a venire su Telegram o a scrivere su Instagram, secondo varie, diciamo, categorie di difficoltà, cioè quanto un utente vuole essere coinvolto nella tua community, farà una volta un mi piace, poi un commento, poi entrerà nel gruppo Telegram, poi ti scriverà nel gruppo Telegram, poi magari ti scrive personalmente. Cioè, sono diverse categorie. Ognuna di queste è sempre meno probabile che un utente però vada a percorrerle. La maggior parte degli utenti guarda semplicemente un video e non interagisce in nessuna maniera. Poi può mettere un mi piace, poi può mettere un commento e così via. Ora, io riguardo a questo non posso più fidarmi sui mi piace e non mi piace, devo basarmi su quei purtroppo pochi, ma è necessariamente così, questa cosa non cambierà, utenti che decidono di scrivermi direttamente che cosa magari non gli è piaciuto del video. E quindi, se ho qualcosa da cambiare, ho un elemento in meno per rendermene conto.
Questo è una diminuzione di qualità della piattaforma. Puro e semplice, non c'è un altro modo per dirlo. Questa cosa ha diminuito la qualità della piattaforma sia al lato creator sia al lato utente. Tutto questo per non ferire i sentimenti di qualcuno, a quanto pare. Già, come vi ho detto, lo farò un vlog sul tema, non vi preoccupate. Questo è quello che volevo dirvi, ragazzi, è una cosa molto triste, è una cosa molto negativa. Io spero che col passare del tempo YouTube torni indietro rispetto alla sua decisione, ma purtroppo è più probabile che non lo faccia. È più probabile che questa discussione, cioè che questo cambiamento sia lì per restare. So, perché qualcuno l'ha detto, che ci sono stati dei contatti, dei feedback importanti, cioè di creator di primissimo livello che hanno mandato dei feedback a persone interne a YouTube che magari conoscevano personalmente o con cui già avevano un rapporto, e che delle cose sono arrivate direttamente al CEO di YouTube, la famosa Susan, e quindi qualcosa si è mosso. Qualche creator ha preso le cose in mano e qualcun altro ha detto di voler fare anche di più e di stare preparando una sorta di analisi che sia più utile a un'azienda per capire dove ha sbagliato. Quindi c'è qualcuno che si sta spingendo ancora più in là. Però so per certo che molti, moltissimi hanno espresso il loro disappunto tramite un video, qualcun altro, anche a più alto livello, ha scelto quest'altra strada. Però vi dico, ragazzi, io non penso che cambierà questa cosa. Vi spero un pochettino a vedere questo cambiamento, e questo è un meno da mettere accanto a YouTube. La piattaforma, da un po' di tempo, per questa ragione, è di fatto peggiorata. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma in fondo, che cosa diavolo importa? È una cosa minore. E la mia risposta è sì. Dopotutto è una cosa minore. Quindi non è che la piattaforma si sia irrimediabilmente rovinata per questa singola cosa, ok? Si vive lo stesso e YouTube è comunque una meravigliosa piattaforma su cui creare i propri contenuti, su cui uploadare i video. Certamente sì, ma perché non dire che lo è un po' meno di prima? Adesso? Credo che sia giusto dirlo e credo che sia giusto riflettere su questa cosa nella speranza che si possa tornare indietro, ma vi ripeto, secondo me non succederà. Questo era tutto quello che volevo dirvi per questo video, ragazzi. Fatemi sapere come la pensate voi e soprattutto ditemi una cosa, ragazzi. Com'è stata la vostra esperienza ora che il numero dei dislike non c'è più? Ditemi che cosa avete pensato e come è variato il vostro comportamento nei confronti dei video. Ditemi onestamente, potreste anche dirmi, no guarda, hai detto cazzate per quasi 20 minuti perché per me non è cambiato assolutamente niente, anzi che ne so, sono più contento. Oppure siete d'accordo con me, oppure no, la vostra esperienza è stata ancora diversa, scrivetemi davvero che cosa è cambiato per voi su YouTube con l'assenza di questo numero accanto ai dislike. D'accordo? Perché io vi ho fatto una casistica, ma la vostra esperienza potrebbe essere tranquillamente diversa. Detto questo, vi ringrazio per aver visto questo video. Come sempre, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate tutti i link a tutti i miei altri canali e a tutti i vari social. D'accordo, gente? Noi ci vediamo molto presto con un altro contenuto. Grazie mille del supporto e mi raccomando, andate a visitare tutti i miei altri canali. D'accordo, gente? A presto!